Buongiorno a tutti, io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a riparare questa intermittenza natalizia, guasta, e coglieremo l'occasione per parlare anche di SCR, un componente poco conosciuto. Venite con me. Si tratta nello specifico di un'intermittenza natalizia da 40 più 40 watt. Un carico collegato a queste prese lampeggia alla frequenza di un impulso al secondo circa. Di solito viene utilizzata appunto per illuminazioni natalizie. Per testarla vado a collegarci questo semplice caricabatterie per trapano, ma come vedete i LED non si accendono e quindi non dà nessun segno di vita. Per aprire questo involucro termicamente saldato vado ad utilizzare una pistola ad aria calda impostata sulla media velocità e calore. Dopo una decina di secondi, con l'utilizzo di due pinze, vado a separare le due metà componenti. Una volta recuperate tutte le molle schizzate fuori legate al meccanismo di protezione della presa, andiamo ad occuparci del circuito stampato. In primo piano abbiamo due viti che collegano la 220 e poi pochi componenti, un SCR e un condensatore elettrolitico. Ma svitando questi due bulloni che servono anche da collegamento alla 220, nella parte sottostante di questo circuito troviamo il resto della componentistica. Si tratta per lo più di qualche diodo e qualche resistenza di polarizzazione per il diodo SCR che svolge gran parte del lavoro di oscillazione e generazione della frequenza di circa 1 Hz che permette di far lampeggiare i carichi inseriti su questa presa di intermittenza. Prima di procedere oltre andiamo a vedere uno schema elettrico di un circuito simile a questo ma non identico, che sintetizza il principio di funzionamento di un SCR come lampeggiatore. Grazie al ponte di diodi la 220 viene trasformata in una tensione continua ed applicata ai capi dell'SCR. Non appena si fornisce la 220 il carico risulta spento, ma la resistenza carica lentamente il condensatore elettrolitico posto sul gate fino ad arrivare ad una tensione di 0,8 volt che farà condurre l'SCR. Una volta innescato, l'SCR fa accendere il carico, la nostra lampadina da 200 watt, ma solo per una frazione di secondo, perché contemporaneamente va a scaricare il condensatore elettrolitico, azzerando la tensione di gate. L'innesco dell'SCR tuttavia rimane anche una volta che è sparita questa tensione. L'unico modo per spegnere l'SCR è quello di azzerare la tensione tra anodo e catodo, cosa che si verifica quando la sinusoide raddrizzata dal ponte raddrizzatore passa per lo zero. Il ponte raddrizzatore a doppia semionda infatti raddrizza la corrente alternata generando queste semionde positive. Ed è proprio questo passaggio per lo zero che contribuisce a spegnere ogni volta l'SCR generando così l'oscillazione, la cui frequenza è determinata proprio dal condensatore elettrolitico e dalle poche resistenze collegate tra gate e anodo dell'SCR. Grazie al ponte raddrizzatore il carico sarà alimentato sia durante la semionda positiva che durante la semionda negativa, lampeggiando quindi alla massima luminosità e ad una frequenza di circa un impulso al secondo, cioè 1 Hz. Una volta compreso il meccanismo di funzionamento dell'SCR come lampeggiatore oscillatore, torniamo al nostro circuito e con il tester in posizione di continuità andiamo a testare tutti i diodi presenti verificandone la giunzione. Inverto i puntali per trovare il verso giusto della giunzione. Abbiamo 600 mV, quindi le giunzioni sono tutte corrette per questo ponte raddrizzatore. Anche il quinto diodo ha un valore corretto.
A questo punto vado ad indagare gli altri componenti ed in modo particolare il condensatore elettrolitico, che sono quelli che più facilmente si guastano. Questo condensatore determina la frequenza di oscillazione ed il suo deterioramento potrebbe compromettere il lampeggio di tutto il circuito. Multimetro sui 20 kΩ fondo scala, andiamo a testare la resistenza di questo condensatore elettrolitico. Come previsto, la resistenza sale lentamente perché il condensatore si sta caricando. Vado a scaricarlo e a ripetere la misura. Dunque questo condensatore è apparentemente funzionante. Per maggiore sicurezza vado ad utilizzare il mio ESR meter, che mi permette di verificare la funzionalità della resistenza equivalente serie di un condensatore. Questo attrezzo è stato oggetto di un mio video precedente. La lancetta, con la sua deviazione verso il fondo scala, mi segnalerà la bontà del condensatore. Nel mio caso, infatti, questo condensatore è sano. A questo punto il sospettato principale è proprio l'SCR, il diodo di commutazione, che potrebbe essere guasto interrotto. Per testarlo efficacemente vado a dissaldarlo dal circuito. Effettuare il test di un componente lasciandolo nel circuito potrebbe dar luogo a false misurazioni dovute agli altri componenti, come i diodi e le resistenze poste in parallelo allo stesso. Una volta dissaldato il diodo SCR, che vi ricordo appartiene alla famiglia dei tiristori insieme agli altri suoi fratelli, la marcatura rivela il modello MCR100-6, 400 V di tensione massima e 0,8 A di corrente massimi. Tensione di innesco del gate di 0,8 volt. La prima verifica da fare su questi SCR è verificare che non ci sia un corto tra anodo e catodo. Per questo basta andare a misurare la resistenza, anche con il test di continuità, appunto tra i due terminali di anodo e catodo. In caso di resistenza pari a zero o di cortocircuito, l'SCR è guasto e da sostituire. Passato questo test, un secondo test consiste nel cortocircuitare l'anodo e il gate per verificare se l'SCR si innesca, ovvero se risulta cortocircuitato tra catodo e anodo e se rimane in tale condizione di innesco anche una volta rimossa la tensione positiva dal gate. Per rimuovere l'innesco basterà staccare l'alimentazione all'SCR, che a questo punto tornerà ad aprirsi. Rifacciamo un secondo test per verifica ed ecco qui di nuovo la giunzione presente. Con questo esperimento abbiamo anche capito meglio il meccanismo di funzionamento di un SCR, che per essere disinnescato ha bisogno di una tensione nulla o negativa tra anodo e catodo. Da questo semplice test della continuità possiamo dedurre che questo SCR funziona correttamente e quindi non è lui il responsabile. Effetto anche una seconda verifica con questo tester di componenti che, leggendo correttamente la piedinatura dell'SCR, mi conferma la sua funzionalità. Bene, a questo punto rimangono pochissimi altri sospettati per questa intermittenza, se non le semplici resistenze SMD, che spesso sono i componenti più improbabili a guastarsi, ma che possono facilmente essere misurate verificandole col multimetro rispetto ai valori riportati sull'involucro e nel mio caso anche sul circuito stampato. E dopo tanto lavoro, la fortuna ci assiste, perché vado a misurare un valore di resistenza di 130 kΩ, quando in realtà questo componente dovrebbe avere un valore riportato sull'involucro di 560 ohm. Quindi finalmente abbiamo trovato l'assassino della nostra intermittenza. Questo elevato valore di resistenza, evidentemente parzialmente interrotta, impedisce al SCR di condurre e quindi di generare l'intermittenza.
Con la mia pistola ad aria calda, impostata sui 400 gradi circa, nel giro di 10 secondi vado a dissaldare questa resistenza e dalla misurazione fatta fuori dal circuito risultano sempre i 138 kΩ. Nel dubbio verificate sempre fuori dal circuito ogni singolo componente per essere certi di non avere interferenze dai componenti vicini. In sostituzione dell'originale riesco a procurarmi una resistenza solo da 470 ohm, ma non credo che questa differenza possa in qualche modo incidere sulla funzionalità del circuito. Vado a saldare la nuova resistenza che, tra parentesi, mi si capovolge durante la saldatura, ma ho già perso abbastanza tempo per questo circuito, non ho intenzione di perderne altro e vado quindi a reinserire l'SCR buono e il condensatore elettrolitico che avevo dissaldato per misurare meglio gli altri componenti circostanti. Fatte tutte queste saldature, vado a ripristinare il mio circuito stampato sulla sua sede. Prima di richiudere il coperchio, vado ad effettuare un primo collaudo a cuore aperto, collegando questo alimentatore a 220 volt per verificare se funziona adesso il lampeggiamento. Diamo corrente e il risultato è questo. Come possiamo vedere, adesso l'intermittenza funziona correttamente e l'alimentatore viene alimentato appunto ad intermittenza. Quindi il nostro intervento può considerarsi concluso. Vado a reinserire le protezioni a molla sull'involucro delle prese. Applico del Bostik a tutto il contorno del contenitore per andare ad unire le due parti. Ricordate, quando applicate questo Bostik, di lasciare asciugare almeno 4-5 minuti prima di unire le parti definitivamente. Applico dei morsetti per pressare ulteriormente le due parti e a questo punto il gioco è fatto. Bene amici, spero che questa riparazione vi sia piaciuta. Se è così, come al solito, vi invito a mettere un bel pollice in su e iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!